Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. È uscito il primo trailer ufficiale della nuova serie targata Star Wars, ovvero The Acolyte. Una serie di cui se ne sentiva parlare, almeno la prima volta che io ne ho sentito parlare era il lontano 2020, quando la Disney fece un suo showcase, se non sbaglio, si fece anche la reaction, io e Robert, ma si parla di un altro canale. Tra i vari prodotti a tema Star Wars, tra film, serie, faceva capolino anche questa serie. L'hanno annunciata nel 2020, hanno iniziato a girarla nel 2022 per poi rilasciarla a questo 4 giugno 2024. Da che mi sono informato su questa serie, si dovrebbe incentrare su una storia di Star Wars che fino ad ora non abbiamo mai esplorato, perché a quanto pare si concentrerà in un'epoca che è quella dell'Alta Repubblica, ovvero che arriva molti secoli prima dell'avvenuta degli Skywalker, e quindi la storia degli Skywalker che poi noi tutti conosciamo. Quindi, da quel punto di vista, potrebbe essere interessante proporre una storia che si allontani da quella degli Skywalker e raccontare un qualcosa di nuovo. Io ora adesso guarderò il trailer e speriamo che sia un qualcosa di decente. Chiudete gli occhi. Gli occhi a volte ingannano. Non fidiamoci di loro. Ditemi che cosa vi viene in mente. Vita. Equilibrio. Io vedo fuoco. Qualcuno sta uccidendo i Jedi. Non ha senso. Cos'è accaduto? Ah, ho cosa? Sentito l'oscurità. Qui non si tratta di bene o male. Qui si tratta di potere e di chi è autorizzato a usarlo. Che cos'è? Right. Non saprei. Io non ho veramente nulla da dire ormai sulle serie Disney Plus, non le guarderò mai tanto, non me ne frega nulla. Cioè... Allora, ragazzi, io da quello che sapevo, da quello che mi ero informato anche su che cosa dovesse andare a trattare anche la serie, oltre a quando è ambientata appunto secoli prima nell'Alta Repubblica, prima degli Skywalker, avevo letto che doveva anche essere una serie mystery thriller, perché anche come ci viene detto dal trailer, c'è una forza, comunque qualcuno che sta uccidendo i Jedi, e quindi tutta la serie poi si dovrebbe incentrare sul dover scoprire chi è questa figura che sta uccidendo i Jedi. Penso sarà la figura che si vede alla fine con la spada laser rossa. Infatti, come ci dice anche lì il trailer, in un'era di luce l'oscurità risorge. Ci sarà stato un periodo di pace prolungato a questo punto, però il male è sempre in agguato e quindi sorgerà, e chissà chi potrebbe essere questo male, questa oscurità. Allora, io i trailer comunque me lo immaginavo in modo diverso, cioè già a primo impatto ricorda molto tutte le altre serie targate Star Wars, un brand dove non è che mi sono allontanato, però sì, gli ultimi
prodotti li ho bypassati, nel senso l'ultimo prodotto Disney targato Star Wars che mi ricordo di aver visto tutto penso fosse la serie di Andor, quella del mandolino, del Mandalorian. Mi sono fermata alla seconda stagione, mentre la serie di Ahsoka, che io comunque come personaggio ho apprezzato perché mi hanno fatto anche riscoprire la serie di Clone Wars, dove compare, che ho amato come serie animata di Star Wars. Però qui prendono anche la serie di Rebels, che io non ho visto, e la prima puntata gli ho dato un'occhiata. Fanno un po' un riassunto degli avvenimenti, dei personaggi anche che compaiono e fanno riferimento a Rebels, però il fatto io di non conoscere, non avendo mai visto Rebels, mi ha allontanato anche per quello, quindi anche sta serie c'è. Allora, a vedere invece questo The Acolyte, non lo so, appunto il trailer me lo immaginavo un po' più diverso, magari è il primo, è anche un, possiamo considerarlo anche un teaser, non so, trailer, quanto dura? Meno di 2 minuti? Non lo so, per il momento non ho tutto questo hype, non ho tutta questa voglia di vederlo, magari con un secondo trailer, magari più accattivante, potrei anche dargli un'occhiata a questa serie. E tra l'altro il protagonista, l'insegnante comunque, Maestro Jedi, se non sbaglio è il protagonista di Squid Game. Vediamo, il 4 giugno se non sbaglio c'era scritto le prime 2 puntate, ora non mi ricordo, penso di sì. Sì, magari un'occhiatina alle prime puntate gliela si dà, dai. Speriamo bene. E io ragazzi non ho nient'altro da dire e quindi noi ci vediamo ad un prossimo video.